È una grande occasione questa per i territori, per la città di Napoli, il lungomare di Napoli che viene in aiuto dell'entroterra dei territori come grande vetrina, una grande intuizione della nostra amministrazione, e questo distretto del buon gusto, della circolarità tra allevatori, espositori, trasformatori si esalta in un contesto straordinario che mette insieme tutta la filiera. Nell'accezione più vasta, e si esalta soprattutto perché c'è il coinvolgimento dei territori, la salvaguardia dei territori, i presidi delle nostre eccellenze e soprattutto prodotti di altissima qualità che stanno facendo parlare di Napoli e della Campania in modo positivo, così come abbiamo sempre sperato e lottato. È più vicino alle famiglie con un'area ludica che abbiamo fatto di 300 metri quadrati, abbiamo inserito la nostra mascotte che quest'anno presenteremo. Abbiamo un contest, che è la prima volta che si fa un contest a Napoli, tutto gratis, dove gli organizzatori daranno un premio di 1000 euro in prodotti. E poi abbiamo iniziato a lavorare sul territorio, quello che è il nostro core business che volevamo già da fare da un bel po' di tempo. Filiera non solo economica, ma di grande presidio e salvaguardia territoriale, ma soprattutto di grandi eccellenze di alimenti con delle ottime capacità nutrizionali. Non solo mozzarella, ma un'intera filiera in primo piano dal 7 al 15 luglio sul lungomare di Napoli. Con 53 stand, chef, musica e workshop sull'agroalimentare e sul turismo, sarà un grande villaggio di 2 km a raccontare il territorio della Campania ed in particolare la potenzialità di un alimento che, oltre alla mozzarella, si sta scoprendo sempre più vario grazie alle ottime proprietà nutritive, utilizzato per la sua carne ed in tante altre declinazioni, dalle pizze ai dolci. La carne di bufalo contiene infatti una percentuale di grasso più bassa di 4 punti rispetto alla carne bovina ed un buon rapporto fra grassi saturi ed insaturi utile nella lotta al colesterolo. Ed ampio sarà anche il programma degli spettacoli sul palco della Rotonda Diaz. Dalla musica popolare alla musica da pop, alla musica nostra classica napoletana, Simone Schettino, Fabio Concato, Michele Zarrillo, Rosario Miraggio, Gino Da Vinci, Mario Maglione, Carlo Faiello, ce ne sono tanti, tra cui anche quest'anno ci sono 3 youtuber che sono molto famosi e che speriamo che ci portano un po' di allegria e di gioia nel villaggio.